La diminuzione del numero degli sbarchi deriva da un signore che non si chiama Matteo Salvini, ma che si chiama Marco Minniti, che andava in Libia mentre Matteo Salvini, facciamogli vedere, andava a Marina, no, a Milano Marittima, perché ognuno va dove vuole, ma il ministro, questo è il ministro dell'interno nostro, alle 3:25 di mattina a Milano Marittima. Io preferisco, siccome il ministro dell'interno è quello che, voi ridete ragazzi, ma è quello che, guarda, levala perché non vorrei, ci sono dei bambini, sposta subito, leva la foto. Il Movimento 5 Stelle al governo è una panda di scappati di casa. No, 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 non applaudite, è un dato di fatto. Io vorrei mostrarvi la classe dirigente del Movimento 5 Stelle. Fai vedere una foto. Oh. È concentrato. Si chiama Toninelli. Toni Nulla, sì. È un bugiardo coi riccioli. Guardate che lui è riuscito a dire le bugie più incredibili. Mentono. Sono una piccola banda di imbroglioni. Questo signore qui si chiama Alfonso Bonafede, è il ministro della giustizia. No, no, fermi, io lo conosco bene perché si è candidato contro di me a sindaco a Firenze. Girava con la telecamerina, ha preso il 2% e non è entrato in consiglio comunale. Allora tutti i consigli comunali veniva nel pubblico con la telecamerina. E io, scusa, ma Alfonso, ma te che fai? No, no, io tengo alla trasparenza. Ma e che devo mettere, devo far sì che tutti i cittadini possano vedere i lavori del Consiglio Comunale. A un certo punto, dopo 3 o 4 sedute, gliel'ho detto, guarda, a me mi dispiace dirtelo, Bonafede, ma c'è lo streaming da 7 anni qui. No, perché quindi, no, per dire, questa è la classe dirigente, eh? Barbara Lezzi, ministro del Sud, ha detto il PIL cresce dove c'è caldo. E no, che poi non si capisce perché Milano è la capitale economica, perché per me dovrebbe essere Mazzara del Vallo, secondo la logica. Vi domando, a una che dice una cosa del genere, cosa gli fate voi? Questi l'hanno fatta ministro del Sud. Fa caldo, Anton, fa caldo. Questo sotto, così, come si chiama di nome, Sibilia? Carlo. Oh, Scalfarotto le sa tutte, eh? C'è una cosa. Carlo Sibilia, sapete cosa ha detto lui? Ha detto, io non credo che gli americani siano mai andati sulla luna. Gombloddo. Io, il povero Armstrong si rigira nella tomba. Cioè, e l'altro, Di Stefano, ha detto, no scusate, questa ministra del Sud, ma questo siccome ha detto questa cosa degli americani sulla luna, l'hanno messo a fare il sottosegretario agli interni. Cioè, per stare tranquilli lo mettono al Viminale, almeno. Io vorrei dare la solidarietà alle forze dell'ordine e ringraziarli per il loro lavoro. Agli esteri che hanno messo quell'altro lassù in cima. Chi è quell'altro lassù in cima? Si chiama Di Stefano. È uno, l'hanno messo agli esteri perché la sua dichiarazione è stata con l'ISIS dobbiamo trattare. Con l'ISIS. Io ero premier, lessi questa dichiarazione, io dissi sì sì, per me va bene, mandateci lui. Io, se vuole trattare... Io non ci tratto, però se lui, come si dice in questi casi, se te la senti, fratello. Però poi abbiamo un grande presidente del Consiglio, che si chiama, non Salvini, no, ora ci è rimasto male, si chiama Conte, Giuseppe Conte. Fai vedere, Giuseppe Conte che organizza dei brillanti party a Palazzo Chigi, questo è il suo compleanno, è lì che festeggia, e lo dice, chi l'avrebbe mai detto? No, ha fatto il casalino, gli ha suggerito questa cosa, questa è la stanza del Presidente del Consiglio, stanno facendo un bel festeggiamento ed è importante perché era a lavorare, in questo caso è uno dei momenti in cui non stava preparando l'esame, no? Cioè, oggi il New York Times scrive, ci prende in giro il New York Times, non so se c'è l'immagine, il New York Times dice, avete un primo ministro che sta preparando il piano B, il lavoro, il New York Times, cioè... Se lo domandano anche loro e dicono ma sarà mica possibile che uno che sta al G7 e il G20 dice tu che fai? Io studio per diventare ordinario alla Sapienza, però nel frattempo partecipo al G7 e al G20. Voi ridete ma è così? No, perché con questi qualcuno ci vuol fare anche l'accordo, non so se mi spiego. Perché? No, perché... Cioè, no, perché... Dicono che il problema sono io. Perché qualcuno con questi ci vuol fare l'accordo.